Ciao a tutti amici pescatori, benvenuti in questo nuovo video. Video diverso dal solito, appunto perché oggi volevo un attimino far vedere che cosa utilizzo io per la pesca alla trota in torrente a spinning. Allora, innanzitutto io pratico sempre per la pesca sia alla trota ma in mare, ad esempio alla spigola, ai persici in generale, quasi sempre pratico il light game, quindi una pesca leggera, uno spinning leggero. Se non ultra leggero, con esche che vanno più o meno, partono dal mezzo grammo e arrivano fino ai 10 grammi massimo. Una tecnica che si è espansa molto in Italia negli ultimi anni. Allora, quindi oggi volevo farvi vedere un attimino due combo che utilizzo molto spesso per la pesca alla trota in torrente e fiume, e un po' di artificiali e i fili che di solito utilizzo. Ecco qua la prima combo, una canna che è la STR Eternity e come mulinello Shimano Nashi 1000. Lo Shimano Nashi 1000 non ha bisogno di presentazioni perché lo conoscono più o meno tutti. Mentre la canna ho notato che non è tanto conosciuta. È una canna che si attesta su una fascia di prezzo molto molto bassa e a livello qualitativo è, secondo me, validissima. È una canna innanzitutto bella da vedere, secondo mio parere è bella da vedere, elegante, carina, un design moderno, ha un portamulinello minimale, una cosa che mi piace molto, ha degli anelli K. Non sono Fuji, non sono Sea Guide, però comunque sia sono gli anelli K a ponte corto, anelli davvero resistenti. Gli anelli K sono degli anelli molto molto resistenti. Poi su canne del genere sono, secondo me, gli anelli migliori che ci possono essere. Proprio come forma, perché menti caso uno scivola e la canna prende una botta, che in torrente capita spesso, deve essere una canna soprattutto resistente, con degli anellini che siano resistenti anche loro, se no rischiamo di spaccarla alla prima caduta, perché questo capita nella pesca alla trota. È una canna da 1,80 m, lancio da 1 a 4 grammi, è stata prodotta, è una canna specialistica per la trotaria, però secondo mio parere va benissimo, anzi il suo impiego migliore lo trova proprio nel torrente o fiume. Ha un'azione parabolica, come si può notare, tipica da trotaria, però ha una schiena davvero davvero polirosa. Ha una bella schiena, per cui può essere utilizzata benissimo per la pesca in torrenti, magari fiumi ma non troppo grossi. Mulinello lo conoscono tutti, un mulinello affidabile, ha un rapporto di recupero 5-1, quindi ogni giro di manovella corrisponde a 5 giri di filo sulla bobina. E niente, è una combo che utilizzo sempre per la pesca della trota in torrente, anche torrenti molto piccoli, con rotanti, gomme, anche se è una tubular tip la utilizzo bene a gomma, appunto per il portamulinello che ci fa sentire ogni minima vibrazione, ogni minima tocca. E niente, il vantaggio dell'azione parabolica appunto che slamiamo meno pesci. È un po' più difficile incannarli, soprattutto a gomma, ma li ne slamiamo davvero davvero pochi, appunto perché la canna segue più o meno tutte le ripartenze del pesce. Quindi una canna affidabile e robusta, una combo che canne mulinello nel complesso, secondo me, è davvero ottima. La canna si è... E niente, questa è la prima combo che io utilizzo. Quindi una canna da 1 a 4 grammi e sopra ha montato un trecciato dello 04. Allora, questa è la seconda combo. Ok, faccio vedere un attimino. Questa è la Rapture Invader, a cui ho abbinato un mulinello Ryobi Drex. Adesso questa canna qua è una canna che secondo me
è davvero stupenda, un rapporto qualità-prezzo incredibile, incredibile, fenomenale. Una canna da 2 metri con un cast weight da 2 a 8 grammi, quindi lanciamo artificiali dai 2 agli 8 grammi, ma secondo me si possono gestire benissimo anche magari delle gomme o delle testine piombate che pesano anche un grammo. Io ci lancio fino a 10 grammi questa canna, senza forzarla troppo, 10 grammi ci gestisco bene. Ha un'azione abbastanza reattiva, non troppo, e non è parabolica come quella di prima, ma questa qui è un'azione intermedia, come si può notare. Se la piego parecchio si piega solo praticamente metà della canna. Questa canna qua infatti la utilizzo soprattutto per forzare o pescare dei trote, cavedani o anche in una riserva, perché nelle riserve è facile trovare trote manzo grosse da un chilo in su. Infatti un po' di potenza la canna la deve avere. Questa qui è una canna fenomenale perché ha una schiena impressionante, ha una schiena sottile ma poderosa parecchio. Io adesso sto forzando un po' e si piega pochissimo. Con questa canna qua ho tirato su una carpa da 6 kg forzandola e la schiena praticamente non si piegava. Per far piegare tutta sta canna secondo me serve un terciato dello 0,10 e un pesce come ad esempio un tombarello da 5 kg, allora sì, si piega anche la schiena se forziamo, se no secondo me no. Ha un portamulinello anche questo minimale, contatto con il grezzo della canna, per cui io la vado a utilizzare anche questa, nonostante ha una vetta tubolare anche questa qua, con le gomme. Io mi sono abituato così, è una solid tip sicuramente, cioè col vettino pieno aiuta, però con queste canne ci faccio un po' di tutto. Ovviamente che questa è un po' più pesante, appunto il Ryobi Drex è un 2000, non è un 1000, un 2000 da una mano, addirittura gente usa il 2500-3000 su canne con queste grammature. Il 2000 ti dà una mano nella potenza, nel recupero del pesce soprattutto, perché ha una maggiore potenza, un po' più grosso, imbobina più filo e soprattutto è più robusto e ti permette di gestire meglio i minnow, magari a velocità anche un po' più sostenute, recuperando un po' più veloce. Hai più potenza, quindi un mulinello del genere io ad esempio lo monto su queste canne per essere utilizzate nei fiumi, in dei laghi, in delle riserve di pesca dove ci sono delle trote davvero grosse. Questa qui è una canna già che monta degli anellini un po' più carini, nel senso che sono resistenti lo stesso ma sono a profilo classico, non sono anellini K o cose del genere, sono degli anellini classici con però una pietrina in sicca, dato che questa canna costa anche un po' di più. Gli anellini in sicca che non sono piatti, non ha la pietrina in sicca piatta, è stondata. Quindi ha un vantaggio, essendo più levigata la pietra in sic, avremo dei lanci più precisi e lanceremo anche più lontano. Quindi perché appunto diminuisce l'attrito del filo sull'anellino. Tutti gli anellini sono ben levigati, a partire dal cimino arrivare al primo anellino qua. Adesso questa qui, tutte e due le canne sono due pezzi, hanno un innesto a spigolo, due pezzi. Quindi abbiamo detto la seconda combo, la prima combo è questa è la seconda. Quindi una combo un po' più potente e una combo più leggerina. Non vado mai su cose troppo leggere, tipo canne da 0,2 e 0,3, appunto perché se rischio di incannare un pesce grosso, poi rischi uno di spaccare in torrente o in... che comunque sia c'è un po' di corrente, a meno che una canna da 0,2 grammi non si utilizza in un torrente con corrente zero, una trota se si aggancia, c'è una tana, ci arriva di sotto, quindi va un po' forzata. Per quanto riguarda le esche, io utilizzo prevalentemente i rotanti, che sono i classici indiscussi, e che è l'esca poi alla fine che prende sempre più di tutto. Come ad esempio abbiamo i MEPS classici, io uso quelli dell'1, mi piacciono molto, ma anche i MEPS del 2 sono molto buoni, i MEPS dello 0, dello 00, quelli minuscoli da usare in piccoli torrenti, perché no, qualche rotante della Caperland, io utilizzo anche questi. I Martin del 2, Martin del 4 molto molto validi nei fiumi un po' più grossi, Martin del 6, se no dove il fiume fa delle lame un po' più grosse utilizzo molto gli spoon, anche per cavedani vanno molto bene gli spoon.
utilizzo, essendoci corrente, delle forme un pochettino più un po' meno tonde, ad esempio questa foglia di salice, forme un po' più allungate in modo tale che tagliano la corrente. Spoon, anche quelli un po' più piccolini, io utilizzo di solito grammature miste, non esiste una grammatura fissa. Io mi trovo molto bene con quelli da 3 grammi e mezzo, ma possono andare bene anche quelli da un grammo e mezzo, 5 grammi e così via. Poi ci sono dei Minnow. I Minnow classici, come ad esempio questo qui che assomiglia a un duo, ma non è un duo, non è Ryuki. Minnow classici, belli pesanti da lanciare lontano, sono dalle buche profonde, dei crank, anche questi, lipless, mi ci trovo molto bene con i lipless, perché no? Se no, se vogliamo cercare magari delle trote un po' più smaliziate, un po' più grosse, come ad esempio nelle riserve, utilizzo molto questa, che è una mini swing bait da 6 cm, già un po' più grossa, di solito vado sui 5 cm, qui invece esageriamo un pochettino, 6 cm, questo qui è il Bugin 55 di C-Spin che è 5 cm e mezzo, se calcoliamo anche la paletta più di 6 cm, o se no anche questo Minnow che è 6 cm2, un pochettino più grosso, un po' più pesanti, in modo tale da sondare buche un po' più profonde, stuzzicare trote un po' più grosse. Per quanto riguarda la gomma, esiste questa, per me esiste solo questa. Per la pesca alla trota utilizzo prevalentemente Gulp di Berkeley. Aspetta, oddio santo, che puzza che fanno ste bestie. Poi ovvio che se usi una gomma del genere non è che è magica e tu lanci, ti parte un pesce da 200 metri e arriva lì per mangiarla. Però è una gomma che mi piace tantissimo appunto perché se c'è del pesce e magari è smaliziato, con questa gomma 99 su 100 lo prendi. È diciamo una chicca in più. Io utilizzo personalmente quando il pesce non mangia o quando pesco in periodi freddi che il pesce sta sul fondo, allora uno lo fa saltellare davanti alla faccia del pesce e prima o poi lo mangia. Famosi Gulp per il loro odore incredibilmente delizioso, in realtà no, puzzano di sardina marcia, però una cosa, i Gulp quando li tirate fuori, li innescate, poi uno può regolarsi, può tagliarli a metà, decidere lui, innescarli a vuoto, innescarli su testina piombata come faccio io. Una volta che li lasciate fuori seccano, quindi sempre meglio dopo che abbiamo pescato un pesce, magari non la vogliamo più usare e non è rotta, ovviamente la rimettiamo dentro il suo contenitore. Un altro vantaggio di queste gomme è che sono sempre, evidentemente perché le chiudono nel barattolo e prendono la forma, hanno sempre questa forma, non stanno mai dritte queste gomme e quindi hanno il vantaggio di ruotare, cosa che piace molto alle trote ad esempio e anche a molti altri pesci. Unica pecca, se così si può dire, che hanno una gomma che fa schifo, proprio detta così, perché questa gomma qua non ha elasticità, si rompe dopo pochissimo, però anche se è uno svantaggio, hanno grande vantaggio di avere una mescola che assorbe lo scent, tutto questo liquido che c'è qua dentro, e quindi lo rilascia poi in acqua, non perde subito l'aroma diciamo, e questo è il punto a favore per i Gulp. Adesso io ho questi qua rosa, se no ci sono moltissime altre colorazioni. Quindi Gulp testina piombata. Per quanto riguarda la treccia, io utilizzo su tutti e due i mulinelli che vi ho fatto vedere lo 04 per la combo che lancia da 1 a 4 grammi, per la combo con la canna da 2 a 8 grammi utilizzo lo 06. Lo 04 ha una tenuta di 2,8 kg, per cui uno 06 tiene più o meno 3,3 kg, se non sbaglio. Utilizzo Safix Nano Braid. Un braid davvero buono, una treccia buonissima che non costa nemmeno tanto, si dovrebbe costare sui 22-23 euro e poi vabbè il prezzo sale a seconda del diametro, più andiamo giù di diametro più un trecciotto costa, quindi se vogliamo prendere un trecciotto dello 02 consiglio di trovare tipo quelli da Trautaria, consiglio di andare a trovare dei trecciati tipo Varivas o Sunline eccetera, trecciati buoni. Il trecciato della Safix è un trecciato buono che nei diametri non troppo sottili dà delle grandi soddisfazioni perché ti permette di lanciare lontano e soprattutto è molto resistente all'abrasione. A questo trecciato che noi andiamo a mettere, sono 100 metri, facciamo un bel fondo di 0,20 sul mulinello
e ci mettiamo questi 100 metri di tracciato. Una volta messi i 100 metri di tracciato, andiamo a fare un finale che può essere di un metro e 30, un metro e mezzo, a seconda delle proprie esigenze, di fluorocarbon, buono fluorocarbon. Io utilizzo uno 0,16 per tutte e due le combo, se no magari su combo un po' più pesanti come quella da 2,8 grammi si può utilizzare benissimo uno 0,18, uno 0,20, perché no? E niente, abbiamo fatto il nostro finalino, mettiamo lo snap, prendiamo un'esca, ad esempio un Maps dell'1, un grande classico. Andiamo a inserire dentro lo snap, chiudiamo lo snap e siamo pronti per andare a pescare. E niente, questo video spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato utile per qualcuno. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo in un prossimo video, in una prossima puntata di Fishing Ambassador.